Beshoi VM5, questi sono i microfoni lavalier che sto provando in questo momento e che ho già utilizzato per oltre un mese per fare delle video lezioni e video recensioni. Onestamente mi hanno veramente sorpreso perché per quanto costano, quindi siamo su un prezzo inferiore, nettamente inferiore ai 100 euro, pensate che io li ho pagati 80, 80, 90 euro circa. Bene, sono rimasto veramente sorpreso in positivo. Innanzitutto vi mostro l'accessorio, l'aggeggio con cui sto parlando io in questo momento, che altro non è che questo ricevitore qui. In questo momento potete sentire molto molto lontano, ma per ovviamente mostrarvelo, ho allontanato il microfonino che è fornito all'interno della confezione. Questo se si vuole parlare in questo modo. Beh, adesso ovviamente mi sentirete sicuramente molto molto meglio. Dentro la confezione vediamo che c'è anche un altro microfono lavalier, ovviamente il cavo di connessione per il ricevitore che in questo momento è collegato alla mia macchina fotografica che è una Lumix G9 e addirittura una cosa comodissima è questo cavetto qui a due vie che serve per poter, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, ecco, che serve per collegare questa cosa qui, questo jack al ricevitore e ovviamente sentire l'audio in presa diretta, scusate, al trasmettitore, non al ricevitore, quindi l'accessorio che ho io in mano in questo momento con cui sto parlando. La cosa che però voglio farvi vedere, oltre ovviamente ai manuali d'uso, e manutenzione al manuale d'uso e manutenzione con tanto di grafici per capire la qualità di questo microfono che è veramente eccezionale, è una cosa che sicuramente poco importerà a molti di voi, però insomma per completezza ve la voglio mostrare. È la confezione Beshoy. Vi ricordo che è il modello VM5. A questo punto non mi resta che fare l'ultima prova, cioè io adesso staccherò il microfonino, questo piccolino, e collegherò il mio microfono Shure MVL, che è un microfono di qualità alta, molto alta. Ok, a questo punto dovreste sentirmi e sicuramente starete apprezzando una qualità audio differente, di gran lunga differente. Perché? Perché questo microfonino qui ovviamente è un microfono che serve per utilizzare questo genere di apparecchiatura così in maniera molto smart, molto veloce. Io però, avendo collegato il mio microfono al lavalier Shure, a questo adattatore che è un SC3 di Rode, riesco ad utilizzare il mio microfono con questo Beshoy VM5. Chiaramente lui fa da preamplificatore e quello che non vi ho fatto vedere prima è il vano al suo interno, vano batterie, e la possibilità di cambiare anche canale e di impostare questo jack qui come aux o come microfono. Quindi ingresso audio oppure ingresso microfono. Ovviamente queste batterie non sono incluse all'interno della confezione, rimettiamo a fuoco, eccolo qua. Non sono incluse all'interno della confezione, la portata è molto molto buona per via della sua antenna, che come vedete non è per niente corta, ed è molto molto semplice da utilizzare perché in sostanza basta solo accendere qui questo ricevitore e ovviamente questo trasmettitore è il ricevitore che sta in questo momento sulla macchina fotografica. Per cui fatto questo, si controllano questi numerini qui che sono la frequenza su cui sta lavorando il microfono e il canale e ovviamente non resta altro che parlare e registrare il proprio audio. Ovviamente io sto utilizzando la macchina fotografica, ma questo sistema può essere utilizzato con diversi altri amplificatori, preamplificatori e sistemi di registrazione audio. Spero che questo video vi sia interessato, se è così lasciate un bel utile a questa recensione Amazon. Ciao!